inquinamento o muco di mare. Voglio andare fino in fondo. Sulla propria pagina Facebook, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, solleva dubbi sul fenomeno apparso a Belvedere. Sappiamo che a seguito delle violentissime mareggiate sulla zona dell'Alto Tirreno Cosentino si è venuta a formare una schiuma bianca che ha ricoperto buona parte del lungomare. Pare che queste schiume siano dovute a sostanze organiche presenti nelle acque di mare e che per azione del motondoso e del vento si trasformano in schiuma. Ma il dubbio, nonostante le rassicurazioni arrivate nel pomeriggio da Arpacal, resta e lo stesso governatore esprime perplessità sul fenomeno. Infatti Occhiuto, nelle immagini che ha pubblicato sulla propria pagina social, spiega: questa schiuma bianca immortalata nelle immagini che ho ricevuto dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria sembra quella prodotta dalle lavatrici per effetto dei detersivi. È l'effetto delle mareggiate che hanno colpito la Calabria anche violentemente la scorsa notte. In alcune zone della Calabria si è prodotta questa schiuma che sembra quella proprio dei detersivi. L'Arpacal, che è l'agenzia che deve analizzare questa schiuma, ci dice che sarebbe un fenomeno naturale dovuto alle alghe, muco di mare. Ma io non sono uno scienziato e ho rispetto di quello che dicono gli scienziati. Però siccome sto lavorando tanto sull'ambiente, da un anno a questa parte, voglio escludere categoricamente che si tratti di inquinamento. E allora ho detto ai dirigenti dell'ambiente di fare altre verifiche, perché alcuni, per esempio quelli della stazione marittima Anton Dorm, mi dicono che invece potrebbe essere inquinamento dovuto a scarichi abusivi. Ho chiesto ai miei tecnici di fare ulteriori verifiche, nel caso di investire i carabinieri del nucleo ambientale, perché la tolleranza sull'ambiente in questa regione deve essere pari a zero. Io sto lavorando tantissimo, non voglio che i miei sforzi siano vanificati dalla inciviltà di chi scarica abusivamente. L'ambiente è una risorsa di sviluppo economico per la Calabria e tutti i calabresi dovrebbero rispettarlo. Come fanno anche alcuni volontari della Protezione Civile, tecnici della Protezione Civile, che vorrei ringraziare, perché da ieri notte, stamattina, oggi pomeriggio sono impegnati per ripristinare lo stato dell'arte nei luoghi dove le mareggiate hanno fatto gravi danni. Lo fanno con grande abnegazione, sono molto contento del loro lavoro, perché c'è per fortuna anche una bella Calabria che non inquina e che si occupa invece di preservare l'ambiente, e sono convinto che questa bella Calabria è la stragrande maggioranza della Calabria. Mettiamo in minoranza, isoliamo quelli che invece non vogliono bene all'ambiente della nostra regione, perché non vogliono bene al futuro della Calabria. Così il presidente della regione vuole escludere che si tratti categoricamente di altro inquinamento, ben fa sapendo i precedenti nella nostra regione.